Passiamo all'oggetto successivo che possiamo trattare, vista la presenza in aula dei colleghi. Si tratta di una interrogazione che è stata assegnata, diciamo, a cavallo tra gli assessori Cecchini e Paparelli, non so chi risponderà, e verrà presentata dal consigliere Liberati. Disastro ambientale di Terni, necessaria riconversione industriale, le migliori università d'Italia elaborino l'exit strategy. Consigliere Liberati, a lei la parola. Grazie Presidente. Ma la questione è nota da decine di anni per i più curiosi, per i più interessati, per i più sensibilizzati, è nota per i malati, è nota per i lavoratori da qualche anno più chiaramente, ed è quella di un'esposizione davvero eccessiva, ma perfettamente legale, a una valanga di sostanze inquinanti, cancerogene, cromo esavalente, diossine, PCB, senza che le autorità di controllo, la magistratura, la politica, l'amministrazione abbiano sinora fatto nulla fuorché avallare questo sistema per poi sottoporre magari a studi epidemiologici la popolazione. Una vicenda che in sé è chiaramente non etica, come ha giustamente ricordato negli ultimi giorni in Commissione Ecomafie il presidente dell'ISDE, Medici per l'Ambiente. E allora, a fronte di tutto questo, non stiamo chiedendo soltanto maggiore sorveglianza, maggiore monitoraggio, ma stiamo chiedendo un passo avanti della politica nella programmazione, nella pianificazione, nell'immaginazione, cioè cominciare a pensare a qualcosa di diverso rispetto a un'industria 1.0 ottocentesca, che in realtà non rispetta alcune regole, che sta inquinando pesantemente non da oggi le falde acquifere di quella zona, mettendo a rischio la sovranità, come dire, idropotabile, oltre che quella alimentare, perché questa è la situazione. Poi possiamo anche far finta di non vedere, beh, non noi, non io certamente, ma se ne stanno accorgendo anche altri. Se ne è accorta la RAI, ci fa piacere, se ne stanno accorgendo i media nazionali e non solo locali. Allora, ecco perché un empito di ideazione di politiche nuove è fondamentale, però occorre essere d'accordo su questo e pensare che, come è successo altrove, prima magari di un'agonia lenta, perché questo dicono i trend dell'acciaio nel mondo e in particolare in Europa, per l'Europa e per l'Italia, prima di una fine ingloriosa, pensarci e cominciare a pianificare qualcosa di diverso. Un exit strategy l'abbiamo chiamata. È ovvio, andare avanti, perché la storia va avanti. Bisogna girare queste pagine della storia e magari contribuire a scriverle, se si è capaci, se si ha la volontà, se si ha la buona volontà di mettere in campo soluzioni nuove, innovative, come è stato fatto a Bilbao, a Pittsburgh, ma anche al Lingotto di Torino, dove è stato messo in campo appunto un modello diverso di progresso civile, morale e anche industriale. Dinanzi a questo, a tutto questo, quindi si chiede alla Giunta di cominciare a elaborare assieme al Governo intanto una programmazione più incisiva sulle bonifiche, perché ricordiamo che lì parliamo di 655 ettari che da 19 anni sono sito di interesse nazionale per le bonifiche. E poi, naturalmente, programmare la Terni 2030-2040, perché questo farebbe la politica, o meglio la politica ha sempre fatto negli anni passati, tempo. Decenni passati. Adesso smetto, Presidente, no. E ascolto senz'altro la risposta, spero immaginifica, della nostra Giunta, capace appunto di delineare almeno a parole l'ipotesi di un futuro diverso rispetto a quella di un'esposizione assurda a metalli pesanti, a sostanze cancerogene, che interessa anzitutto i lavoratori della Thyssen, tanto per non fare nomi, e poi tutti gli altri residenti. Grazie. Allora, no, la invitavo semplicemente a rispettare i tempi, quindi niente di che. Ha già consumato oltre del tempo, tutto il tempo a sua disposizione, anche quello della replica.
Allora, per la risposta i due assessori chiamati in causa si suddivideranno il tempo a loro disposizione. Iniziamo con l'assessore Cecchini. Prego. Sì, è sempre complicato rispondere alle interrogazioni complesse che solitamente il consigliere ci mette a disposizione, ma potrei iniziare dicendo che le responsabilità e la possibilità di far meglio sta in capo a tutti quanti, tant'è vero che se è vero che chiamiamo il sito di interesse nazionale tutto quello che è coinvolto alla bonifica, questo sta all'interno del tavolo nazionale. Mi pare di poter dire che anche il vostro movimento rappresenta comunque ruoli di responsabilità a livello di governo nazionale, intendendo che le responsabilità è troppo facile individuarle in volta per volta, ma state governando l'Italia e quindi avete la straordinaria occasione di portare valore aggiunto anche nel territorio ternano per le vicende di cui parlate. Il Consiglio regionale in più di un'occasione ha affrontato i temi dell'area ternana e è arrivato anche ad approvare una mozione che ha dato indicazione alla Giunta di questo nel 2017 di procedere per la richiesta del riconoscimento di area ambientale complessa da portare avanti in sintonia con il governo nazionale e dai contatti presi e l'attività avviata con l'allora ministro Galletti si è avviato un procedimento che poi ha portato a siglare un protocollo d'intesa con relative risorse sopra tra il presidente della regione e l'attuale ministro all'ambiente Costa, che ha confermato quindi quanto già stabilito dal precedente governo, questo anche a testimonianza che evidentemente se era sbagliato il nuovo governo giallo-verde avrebbe fatto altre scelte. E lì ci sono per il momento sopra 4 milioni di euro. La Regione sta concordando con il Comune di Terni e di Narni quelle che sono le azioni indispensabili per dare priorità a metodologie che portano valore aggiunto soprattutto dal punto di vista ambientale, che riguarda il traffico, riguarda il riscaldamento, riguarda tutte quelle attività che appunto impattano con l'ambiente. Vado molto velocemente. C'è invece tutto il procedimento che riguarda le AIA, quindi il rinnovo delle autorizzazioni che stanno in capo alla Regione nei confronti di aziende importanti che operano nel territorio, e l'AIA di norma è l'autorizzazione che va a porre obiettivi molto più avanzati rispetto alla sostenibilità ambientale, e riteniamo che anche da questo punto di vista con le AIA che sono in corso ci sarà comunque la possibilità anche attraverso l'utilizzo delle migliori tecniche a disposizione dell'innovazione di migliorare anche sul fronte dell'impatto che la siderurgia ha con il territorio. Prego, assessore Paparella. Ma io non mi sottraggo a un elemento di premessa che deve essere chiaro agli umbri e ad Ernani, che tra il Partito Democratico dell'Umbria e di Terni e il Movimento 5 Stelle rappresentato da Liberati ci sono due opinioni diverse. Secondo Liberati occorre delocalizzare le acciaierie di Terni da un'altra parte dell'Umbria. Io la ritengo e la riteniamo un'ipotesi fantasiosa che porterebbe, diciamo, danni enormi dal punto di vista sociale con le migliaia di famiglie che vi sono occupate. Noi siamo per operare con una politica che renda sostenibile dal punto di vista ambientale e dal punto di vista sociale quel sito. Sono due opinioni diverse, io rivendico la mia come Liberati rivendica la sua. Noi stiamo operando per rendere sostenibile, sempre più sostenibile, come abbiamo fatto in questi anni, a differenza di quello che è accaduto a Taranto, come e che continua ad esistere a Taranto, perché non avete risolto alcun problema di carattere ambientale, i cui problemi sono molto più evidenti e molto più importanti. Noi in questi anni, in questi decenni, nonostante le criticità che ancora permangono e che ancora esistono e che non vogliamo sottacere, ma abbiamo una situazione dal punto di vista industriale ed ambientale molto migliore di quella che voi non siete riusciti come governo a governare, e mi riferisco al sito di Taranto. Beh, se vuole disconoscere che stiamo peggio di Taranto, insomma, mi pare questo controvertibile. Bene, questa, diciamo, è un'opinione
profondamente diversa. Però Liberati fa un'interrogazione come se ancora fosse all'opposizione, siccome ha il governo e guida due ministeri chiave da questo punto di vista, è al governo Liberati nazionale in cui ha due ministeri chiave, quello dello sviluppo economico e quello del Ministero del Lavoro, forse, diciamo, se evitasse di continuare a far gestire una vertenza come quella del tavolo Asta dal vice capo di gabinetto del ministro invece che dalla politica, forse se nell'ambito dell'area di crisi complessa lo strumento che noi abbiamo individuato per cambiare il tessuto produttivo, per contribuire a cambiare il tessuto produttivo della città di Terni, innestandolo su due parole chiave su cui abbiamo costruito gli avvisi, che sono innovazione e sostenibilità ambientale e sociale, forse se quel tavolo sull'ambiente che è insediato a marzo del 2018 fosse riconvocato da questo governo nonostante i nostri tanti solleciti fatti in questi mesi, forse se quell'accordo di innovazione che AST ha proposto per abbattere una parte dei fiumi nuovo è stato cambiato, lei non è a conoscenza, Liberati la invito a prenderne atto. Forse se tutto quello che compete al governo si facesse, intanto qualche passo avanti lo potremmo fare. Noi il nostro contributo l'abbiamo dato sia nell'ambito dell'area di crisi complessa, tracciando le nuove traiettorie di sviluppo di quel territorio, sia sui tavoli cui ha fatto riferimento l'assessore Cecchini, e sia soprattutto sul fatto di cominciare a introdurre nuove modalità di sviluppo di quel territorio. Anche qui, progetto Leolandia, progetto Narni, che voi tanto avete rivendicato, aspettiamo la firma che il Ministro ci aveva annunciato entro la fine del mese di febbraio. Siamo al giorno 19 di marzo, ancora attendiamo quella firma a causa della burocrazia di quel Ministero che voi, siccome volete frettolosamente cambiare, nel frattempo sta producendo ritardi che forse invece potrebbero aiutarci ad andare nella direzione da lei auspicata. Prego, consigliere, breve. Tanto io dico che è un errore clamoroso aver portato l'Olandia quasi a Orte e non alla Cascata delle Marmore in quella zona. Detto questo, poiché l'AIA è regionale, poiché la regione è un ente di pianificazione, noi non possiamo pensare di cambiare le cose, che ce le cambi qualche un altro, se voi non avete il coraggio di mettere in campo un progetto nuovo, sia per quanto riguarda il puntare sul sapere, perché quella città è una città che oggi non ha più l'università, ammesso che l'abbia mai avuta, passata da 5.000 iscritti a 1.000, si forma una classe dirigente di ignoranti, una classe dirigente che non sa, una classe dirigente che è schiava. Questo state facendo o avete fatto? La delocalizzazione delle acciaierie? Bene, io dico soltanto una cosa, noi non guardiamo al futuro, stiamo andando avanti, come dire, giorno dopo giorno, senza una programmazione, perché questo è, perché l'AIA ad esempio è sotto revisione da 5 anni, siamo al 2019, dal 2014 che gli standard ambientali non venivano assicurati. Non saranno forse delocalizzate le acciaierie, ma c'è il rischio che, anzi la certezza, che tra un anno, 2 anni, 3 anni, intanto siate voi ad essere oggetto da parte degli elettori di una forma di simbolica delocalizzazione. Purtroppo, quando le scelte pro futuro non vengono assunte per tempo, poi alla fine lo scotto si paga, ma lo paga l'intera credibilità del sistema politico, che non è in grado di guardare al futuro. Grazie. Grazie. E proviamo a rimanere sui temi e adesso passiamo all'oggetto 186, credo lo presenterà la consigliera Carbonari, sempre nei confronti dell'assessore Paparelli. Potenziali rischi di tagli di produzione alla Nestlé Perugina, veridicità della notizia e intendimenti della giunta regionale per ottenere dalla multinazionale garanzie sul futuro di Perugina e dell'occupazione umbra. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Dunque, ancora una volta in questo Consiglio cerchiamo di occuparci di questa città e di questa realtà produttiva che purtroppo ha subito tantissimo, perché vorrei ricordare che la Perugina avrebbe avuto 364 esuberi, di cui
146 esodi incentivati, 35 prepensionamenti e circa 180 ricollocamenti. Quindi la nostra preoccupazione credo che sia una preoccupazione dell'intero Consiglio. Perché oggi facciamo questa interrogazione? Perché nel Corriere dell'Umbria del febbraio 2019 si scriverebbe che il nuovo Kit Kat sarà realizzato nello stabilimento della Nestlé di San Sisto, una produzione 1500 tonnellate a cui se ne aggiungerebbero altre 500 per un incremento dei volumi di tartufo perugina con nuovi gusti che stanno andando molto bene. Queste sono notizie di stampa e, però purtroppo insieme a queste ci sono anche che altre produzioni dovrebbero subire dei tagli. Nestlé sta infatti valutando di tagliare quelle che considera marginali, si sta ragionando su alcuni cioccolatini potrebbero essere dismessi da linee produttive, dicono i sindacati, ma la Nestlé non ci ha ancora dato nomi e numeri ed è impensabile che la Nestlé quindi possa assumere altre persone. Allora, secondo quindi queste notizie, la Nestlé vorrebbe eliminare alcuni non specificati prodotti marchi storici della perugina, sostituendo con la produzione di altri dolciumi che non sono affatto legati al nostro territorio, produzioni che queste potrebbero, le altre produzioni potrebbero invece essere facilmente trasferite all'estero. Non sarebbe poi chiaro se tali nuovi prodotti saranno stabilmente commercializzati oppure si tratterà di edizioni limitate. Ora, queste affermazioni sarebbero in contrasto con quelle che all'inizio erano tutte le rassicurazioni che la multinazionale avrebbe espresso nelle sedi ufficiali e che non ricordo perché ormai sono già ampiamente di conoscenza di tutto il Consiglio. Peraltro questa situazione sembra un po' somigliare a vicende analoghe alla storia dell'impresa alimentare Locatelli, che appunto sembrerebbe in qualche modo essere stata trattata allo stesso modo di quello che forse si sta ventilando per la perugina. Di conseguenza, detto ciò, vorremmo sapere se la Giunta è a conoscenza di quali produzioni Nestlé avrebbe intenzione di dismettere dallo stabilimento perugina di San Sisto, specificando quali garanzie avrebbe ricevuto dalla multinazionale circa il mantenimento della produzione e dell'occupazione nello stabilimento di San Sisto e chiarendo infine quali misure intende intraprendere a tutela dell'occupazione e del territorio, qualora Nestlé invece in futuro non dovesse rispettare gli impegni che aveva assunto nelle sedi istituzionali. Grazie. Grazie, prego Assessore. Sì, grazie Presidente, ma ahimè consigliera Carbonari ce ne occupiamo noi in questo Consiglio, anche perché il Governo non se ne occupa di questa vicenda come tante altre e quindi siamo costretti come con la Merloni a occuparcene sempre noi. Perché vede, la lunga vertenza della Nestlé, conclusasi con l'accordo del 9 marzo 2018, ratificato con il voto dell'Assemblea e con il voto dei lavoratori, conteneva quelle indicazioni che diceva tu e che diceva lei. Guarda caso, quel patto è stato siglato in un tavolo ministeriale, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, da cui convocazione fu chiesta allora congiuntamente dalla Regione e dal Comune di Perugia, come luogo ideale per l'incontro con una multinazionale, che non può che essere quello, il luogo per definire un accordo in grado di offrire una prospettiva certa al sito di San Sisto. E noi ci siamo attivati ovviamente in questo periodo per costruire le condizioni più generali per un riposizionamento competitivo dei sistemi produttivi territoriali, ci siamo attivati per quello che è il compito delle istituzioni, per quello locali, in particolare quella regionale, di utilizzare tutte le leve disponibili per costruire un vantaggio competitivo per il territorio, mettendo a disposizione gli strumenti più adeguati per sostenere questa trasformazione, ripartendo dai nostri punti di forza, sostenendo il miglioramento dell'offerta insediativa, dotando di strumenti utili all'introduzione costante di elementi di innovazione nel nostro sistema produttivo, sia in termini di processo che in termini di prodotto, insieme al tema della sostenibilità che abbiamo ribadito essere i due pilastri del nuovo modello di sviluppo dell'Umbria in conferenza economia e lavoro convocata dal Consiglio regionale. Il settore agroalimentare
occupa più di 8.000 addetti, peraltro in Umbria, con 2,5 milioni, miliardi di euro di fatturato, che non può che fare, diciamo, emergere la strategicità per la regione di questo settore, la volontà per quanto ci riguarda di ribadire tutti gli impegni assunti in quella sede, cioè in sede di tavolo nazionale e poi in sede di accordi. Quindi io credo che proprio per salvaguardare, che il nostro, diciamo, come dire, il nostro compito di tutelare i lavoratori soggetti ad uscita dal processo produttivo, ma anche quelli che stanno dentro, sono rimasti dal processo produttivo, con i conseguenti impatti sociali, credo che siano necessarie due cose. Una, quella che possiamo fare noi e che faremo, consigliera Carbonari, da lunedì prossimo, portando in giunta l'approvazione le linee guida per il nostro assegno di reimpiego, visto che il Governo nazionale ha cancellato l'assegno di ricollocazione. Noi introdurremo un assegno di reimpiego con una dote complessiva di circa 15.000 euro per ogni lavoratore che è uscito dalla cassa integrazione o naspizzato per ricollocarlo al lavoro attraverso processi di formazione e attraverso incentivi alle imprese che l'assumeranno. Dall'altro lato, per quello che riguarda le vicende più specifiche della Nestlé, credo che sia necessario davvero, senza alcuna polemica, la convocazione del tavolo nazionale, perché lì si è siglato l'accordo e lì va sottoposto a verifica, in base a quanto stabilito nell'accordo stesso, il rispetto dei patti, che non prevede alcuna delocalizzazione di alcun processo produttivo e che non prevede alcun ulteriore taglio occupazionale rispetto a quelli già previsti nell'accordo stesso. Consigliere, per la replica. Sì, quindi mi sembra di aver capito che voi non siete delle domande che io ho fatto, richieste di chiarimento, di queste non avete nessuna conoscenza di queste. Nessuna comunicazione, però noi ci attiveremo sicuramente in tal senso, ma credo che anche voi dovrete sollecitare, poiché istituzione, e quindi giustamente voi in questo momento state governando questa regione, fare anche voi pressione affinché in qualche modo si cerchi di tutelare ulteriore questa azienda, l'ulteriore smantellamento e magari frazionamento che nessuno di noi, che appunto umbri, vorrebbe mai, perché è una delle aziende storiche della nostra regione. Quindi noi faremo la nostra pressione, vi chiedo anche a lei soprattutto, poiché credo che la delega sia la sua, di fare quanto è in suo potere, nel massimo, per fare pressione, per avere delle risposte chiare e delle garanzie chiare per i lavoratori della Perugina. Grazie.